che la Toscana sia una delle destinazioni vinicole più apprezzate al mondo non è più una novità, come evidenziato dai vari rapporti sul turismo del vino degli ultimi anni. Migliaia di turisti internazionali ed italiani scelgono le nostre campagne per soggiornare ed immergersi nella cultura del vino durante le loro vacanze, spesso tramite pacchetti speciali dedicati alla scoperta di mete vitivinicole. Secondo l'indagine condotta da CNA, quest'anno le aziende vitivinicole toscane si preparano ad accogliere circa 12 milioni di turisti, con un aumento del 20% rispetto al 2023, e si prevedono almeno 18 milioni di pernottamenti. Due terzi degli enoturisti saranno italiani, mentre gli stranieri arriveranno principalmente dagli Stati Uniti, seguiti da tedeschi, britannici, svizzeri, olandesi ed austriaci. Il Chianti si conferma meta di grande attrattiva per il turismo enogastronomico in Toscana. Qui a Radda ci sono persone da tutto il mondo, veramente. Oggi ho visto dall'Australia, dall'Austria, da Inghilterra e anche qui locali. È una delle manifestazioni più speciali della zona, si assaggia dei vini di altissima qualità. Gli eventi nel Chianti Classico ed in Toscana seguono il calendario delle numerose associazioni territoriali che ogni anno promuovono la cultura del buon vivere nella nostra regione. Sono qui perché mi piace il Chianti e mi piace il paese di Radda e poi sì, mi piace anche degustare piccoli sorsi, vino eccellente. Perché c'era un'interessantissima masterclass Barbaresco e Radda stamattina e quindi è un'occasione per fare il weekend in Toscana. Per il vino, per i posti che la circondano, insomma, soprattutto per questo evento qui a cui eravamo già stati qualche anno fa. Ci piace il vino, sì, mio marito specialmente, io capisco poco,